realizzato in plastica dura, sembra abbastanza compatto e robusto, dà una sensazione di robustezza. Un coperchietto. La superficie abrasiva è abbastanza fine, ha un solo strato, il resto è in plastica. È un dischetto in plastica, uguale anche gli altri due. La differenza fra i dischetti è la grana levigante, che questa è più fine, questa è finissima e questa è quella più grossa. Teoricamente andranno usate in sequenza, prima questa, poi andare sempre a levigare con una grana sempre più fine in modo da rendere la pelle sempre più liscia. Anche la parte interna è realizzata in plastica. L'inserimento è abbastanza facile, è a pressione. Ha due velocità, velocità 1 che è questa, e velocità 2 che è questa. È già più veloce. Si sente l'aria che viene sparata fuori da dietro e si sente anche una leggera aria di aspirazione, molto leggera a dir la verità. Tenendo premuto si spenge. Il rumore è un po' rumoroso. Non è troppo rumoroso, però neanche silenzioso. Sicuramente la sera tardi o la notte non può essere usato se si ha dei vicini. Possono lamentare rumori. All'interno c'è una ventolina che questo coperchietto ha un piccolo filtro. È presente il cavo di ricarica USB. Ora che è stato messo in carica fa vedere la percentuale che fa questo effetto. Sul display appunto è indicata anche la percentuale di ricarica della batteria, la percentuale residua. È presente anche un manuale di istruzioni che però include soltanto la lingua tedesca e la lingua inglese e non include la lingua italiana. Inoltre è presente questo accessorio che servirebbe per estrarre appunto il dischetto. Mettendolo così, stringendo, facendo appunto da pinza. È presente anche un piccolo pennellino per pulire le parti, come appunto il rotore o all'interno dell'accumulatore qui dietro. Secondo me il prodotto in sé è buono a livello di costruzione e funzionalità. Lui, nonostante sia fatto in plastica, sembra abbastanza robusto e funzionale.